Eccoci, bentrovati, siamo sul nostro spazio, nel nostro spazio. Siamo con Prendete Posto, salutiamo la nostra ospite Mary Marziali. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ci salutiamo così amichevolmente perché ci conosciamo da molto tempo e dunque permettimi di darti del tu e anche insomma di presentarti ai nostri amici. Lei attualmente è sindaca. O sindaco? Sindaca. Sì. Tu come dire, sei per l'attenzione al linguaggio, sindaca. La mia storia istituzionale non potrebbe dire diversamente, quindi sindaca. Sindaca di Monterubiano. Un comune splendido, insomma, che vi invitiamo a visitare. Ti sei occupata di tante cose nel tuo percorso. Tu arrivi da una, diciamo, esperienza sul campo, no? Perché sei stata consigliere comunale, giusto, per qualche anno? Assessore, sì. Scusami, però sei stata anche presidente della commissione pari opportunità. Prima hai fatto parte della commissione, poi ti hanno eletto presidente. Ultimamente poi, ecco, c'è stata questa tua, come dire, affermazione personale in qualche modo, perché tu sei stata una delle sostenitrici della nuova segretaria del Partito Democratico, Elish Lein, sì. E tra le altre cose, ecco, hai avuto modo proprio di credere in questa donna insieme a pochi altri. Sì, io non conoscevo Elish Lein prima di questo passaggio congressuale e ho avuto modo di ascoltarla nel suo intervento di lancio della sua candidatura che ha fatto al MONC a Roma, e da quell'intervento, diciamo, io ho poi deciso di sostenere la sua candidatura. L'ho ritenuto innanzitutto perché credevo che il Partito Democratico, vista la sconfitta delle politiche di settembre 2022 in cui io ero candidata in un collegio nominale, era una candidatura di servizio, comunque. Esatto, però la campagna elettorale ti dà anche una cifra, certo, del sentire e di come, diciamo, il Partito Democratico veniva percepito. Quindi ho ritenuto che il Partito Democratico dovesse fare un percorso nuovo, completamente diverso rispetto a quelli che erano stati i passaggi congressuali che ci hanno preceduto. E in Elish Lein io ho visto questa spinta innovativa, questa indubbiamente poi leadership femminile e femminista, perché non è, diciamo, un elemento da poco, perché, certo, non tutte le leadership poi femminili sono femministe. Ma a proposito di questo, scusami se ti interrompo, ma poi magari avrai sicuramente modo di concludere il tuo ragionamento. Non credi che ci sia rispetto a questo una contrapposizione ideologica nella quale noi donne ci andiamo in qualche maniera sempre in mezzo? Mi riferisco a Giorgia, sono una mamma, sono cristiana, sono di qua, sono di là, e da quest'altra parte c'è la Schlein che dice sono femminista, ambientalista. Non pensi che questo modo di fare alla fine danneggi proprio noi donne? Non è giusto, non è ora che ognuno sia quello che vuole? Ma io concordo con te, cioè non amo le definizioni, quindi secondo me, però dentro alle definizioni c'è un'identità chiara che non è cosa, diciamo, da non considerare, e quindi ti colloca dentro a un orizzonte di valori ideali nei quali uno si riconosce. Quindi nel rispetto dei valori ideali in cui si colloca la Presidente Meloni, credo che Elish Lein sia, diciamo, un grande valore in termini di definire un'identità chiara del Partito Democratico, quindi è tra i motivi per i quali io l'ho sostenuta, e proprio perché tra questi motivi c'è proprio un'idea di un partito di sinistra, ecologista, femminista, tutti i valori nei quali io mi ritrovo e che sono parte della mia storia politica e di militanza politica. Certo. Secondo te adesso come cambia? Cosa accadrà all'interno del Partito Democratico a livello nazionale ma anche a livello regionale? Ma indubbiamente io il giorno dopo va perseguito un percorso unitario che dà forza al Partito Democratico, quindi questo penso che sia un elemento importante. La grande partecipazione che c'è stata ci ha comunque detto che c'è un popolo di persone che vogliono essere coinvolte non soltanto nel momento delle primarie ma anche in passaggi successivi,
quindi mi auguro anche che questa apertura di credito che abbiamo avuto da parte delle persone possa essere poi convogliata all'interno del Partito Democratico, perché il Partito Democratico ha necessità di energie nuove. Quando Elly diceva senza la base scordatevi le altezze, quindi sta dicendo che intanto dobbiamo ripartire dagli iscritti, dalle persone, e quelli, e l'apertura di credito che c'è stata, dobbiamo far percepire il valore di far parte di un circolo, di far parte di un'organizzazione, perché ogni partito vive nella comunità attraverso l'organizzazione politica che si dà. Oltre a questo, il grande valore aggiunto di Elly's Line è di aver creato un ponte ideale tra l'interno del Partito Democratico e le migliori energie che sono all'esterno. Ecco, questa è una linfa importante per un partito che, sappiamo bene, diciamo, dopo la sconfitta delle politiche aveva esaurito tutte le sue energie, ma anche, diciamo, un'attenzione da parte dell'esterno verso il Partito Democratico. Sicuramente è stata una bella rivoluzione, primo perché partiva completamente svantaggiata, cioè non era certamente la persona da votare, no? Queste erano le indicazioni. Beh, diciamo che strutturalmente nessuno, diciamo, avrebbe scommesso su questo risultato, indubbiamente. Ecco. Ma questa, diciamo, secondo te, no? Questa voglia di novità anche, no? Questa voglia di scardinare, questa voglia di ritrovare un percorso, la colpa, perché poi alla fine c'è sempre una responsabilità, no? Di come è ridotto il Partito Democratico, di chi è? Del segretario, dei segretari o del partito? Ma io intendo il Partito Democratico come una comunità, quindi le responsabilità non sono mai singole, sono sempre collettive. Indubbiamente molto spesso le singole individualità poi non danno valore al noi e quindi alla comunità politica. Il valore, quello che ha trasmesso Elly in questa campagna congressuale, è che è tornata a parlare di un noi, quindi di una comunità politica che esiste e che va costruita ogni giorno a prescindere dalle traiettorie individuali. Ecco, io questo direi, penso che sembrerebbe molto femminile come metodo. Beh sì, lei quando parla di partito circolare e, diciamo, quindi non più, diciamo, in un'ottica sempre verticistica, ma nell'idea, diciamo, di una comunità politica che si confronta, che valorizza il contributo degli iscritti della propria base, e da lì poi, diciamo, no, rispetto ai diversi livelli istituzionali, agli amministratori, ecco, non deve essere il partito degli eletti. Io sono un amministratore, ma non deve essere il partito degli eletti. Noi abbiamo necessità di un partito che sia un riferimento poi per quelle che sono, no, le scelte amministrative, le scelte politiche. Il partito ha necessità, gli amministratori hanno necessità di un partito di riferimento. Ecco, questo è quello che è mancato e di cui abbiamo necessità, quello che è mancato anche nelle Marche, visto il periodo di commissariamento. Io penso che adesso con Chantal Bonprezzi, con questa giovane donna anche che io ho sostenuto, giovane, sì, 32 anni mi sembra, e quindi sì, penso che anche il Partito Democratico delle Marche inizierà il proprio percorso di ricostituzione nei territori e di tornare ad essere un interlocutore per il nostro territorio regionale. Speriamo, perché se c'è un buon governo, c'è una buona opposizione, è tutto più semplice, no? È tutto, certo, più, indubbiamente, più democratico. Oh, guarda, stavamo guardando queste foto. Allora, qui sei appena eletta presidente della commissione regionale? No, questa in realtà con la fascia tricolore è da sindaco. Oh, quindi scusami. Il giorno. No, aspetta, perché non avevo visto la fascia, abbi pazienza. Ok, qui sei. No, io però volevo partire da questa, okay. Allora. Qui sei. Sì, oh. Ero in consiglio regionale durante, quando la presidente della commissione regionale pari opportunità viene invitata per parlare dei dati sul rapporto sulla violenza annuale. Quindi c'è, cioè, in quell'occasione, diciamo, la presidente è chiamata a relazionare e a intervenire rispetto ai dati regionali nel rapporto rapporto sulla violenza di genere. Ecco, sì. che cosa ti ha dato, che cosa ti ha trasmesso questa esperienza in commissione? Spieghiamo insomma agli amici che ci ascoltano, ma anche a chi magari può avere un interesse, che la commissione regionale per le pari opportunità è espressione del consiglio regionale in qualche modo, no? Sì. Cioè sono rappresentate tutte le
formazioni politiche, certo, ecco, certo. E si lavora insieme, certo. Solo che sono tutte donne in qualche modo, siete solo donne. Sì. Ecco. Secondo te, ecco, prima di tutto cosa ti ha dato questa esperienza? E poi se e in che misura c'è ancora bisogno della Commissione Pari Opportunità? Allora, io sono stati 10 anni bellissimi all'interno della Commissione Regionale Pari Opportunità, 5 da consigliera normale e poi 5 in cui ho svolto il ruolo di presidente. E devo dire che sono stati anni molto belli, molto di impegno, perché in realtà il percorso è ancora, siamo ancora in cammino, mm-hmm. e quindi c'è necessità di una commissione regionale per le pari opportunità, nonostante sia stata istituita nel lontano 1986, e c'è necessità, la commissione pari opportunità è un'autorità di garanzia insieme al Corecom e al Garante. Quando noi ci siamo lo stesso dentro a questa esperienza, mi ricordo che mi veniva detto l'autorità, il Corecom come il garante le donne. Io in realtà sottolineavo come le pari opportunità riguardassero tutti gli individui, quindi chiunque si trovasse sul proprio percorso discriminato, perché le pari opportunità sono contenute dentro la Costituzione, è un diritto costituzionalmente garantito dentro all'eguaglianza sostanziale, e quindi chi si trovasse ad essere discriminato nel proprio percorso doveva fare riferimento alla Commissione. Quindi penso a una discriminazione legata all'orientamento sessuale, penso una discriminazione legata alla disabilità. Abbiamo lavorato molto sul discorso anche delle discriminazioni legate alle etnie, quindi alle migrazioni, e ovviamente alle donne, no? Quindi dal punto di vista del linguaggio, la pubblicità sessista. Quando tu mi dici ti fai chiamare sindaca, non è un vezzo, è in realtà in questo caso il ruolo amministrativo istituzionale rivestito da una donna. E quindi, siccome ho imparato che quello che non viene nominato non esiste, allora in questo caso dobbiamo nominare le cose con il proprio nome. Questo significa anche, dentro al proprio ruolo, no, avere un approccio femminista. Io sono d'accordo, vabbè, si sa insomma che lo sono, non ho mai nascosto questa cosa, perché ho una sensibilità di un certo tipo, perché ho i capelli bianchi, perché vengo da battaglie antiche che oggi spesso, no, le ragazze dimenticano, e proprio per questo forse mi metto molto in discussione rispetto ai cambiamenti. Quando mi capita, quando ho sentito la Meloni dire io sono il presidente del consiglio, chiamatemi presidente, io ho avuto un sussulto, perché come dice appunto Mary, se non sei nominato non esisti. E cosa rispondi, come lo spieghi a donne colte, intelligenti, simpatiche, colleghe che mi hanno accusato di essere proprio altro che boomerissima, altro che boomer, proprio per questo motivo, proprio perché volevo fare attenzione a questo tipo di linguaggio e di parole. Come lo argomenti ancor più con, diciamo, con più forza? Ma innanzitutto che comunque è una questione grammaticale, quindi di lingua italiana. Perché ora ti provoco, no? E però facciamo lo sto ragionamento perché è interessante. Segretario di partito non ce ne sono di donne di segretario, cioè adesso la slide, ma insomma il segretario era il segretario di partito al maschile. Adesso la segretaria sembra una cosa, perché si sa, le segretarie hanno sempre avuto un ruolo, no, di complementare, di sudditanza in qualche maniera rispetto, no, alle situazioni. No, non... però è un retaggio culturale. Appunto. Vedi come funziona, cioè adesso segretaria di un partito viene percepito in modo, no, sminuente. Certo, però anche lì noi dobbiamo lavorare su questo retaggio culturale, perché il linguaggio è uno specchio della cultura dentro la quale noi siamo immersi. Quindi se io dico, in questo caso non parlo del segretario del partito, se a me sta bene dire segretaria o maestra, non vedo perché, diciamo, no, è avvocata. Allora c'è, diciamo, no, di fondo una percezione classista anche di quelle che sono le professionalità, di quello che è il ruolo femminile all'interno della società. Allora la magistrata, la prefetta, l'avvocata mi dice ma in realtà è orrido sentirlo. Esatto, è orrido perché non l'abbiamo mai sentito, perché in realtà finora quelle professioni era una vocazione maschile, finora quel ruolo, il ruolo di sindaco era, diciamo, un ruolo prettamente rivestito da un uomo. Ma io sono d'accordo, ma fammi fare l'avvocato. Certo. No, però quello che conta è quello che si fa. Non è così.
soltanto, perché dentro a un processo culturale la forma è sostanza. E quindi quello che in realtà, perché oggi parliamo, no, dell'apporto delle donne, la storia delle donne, quello che le donne hanno fatto per cambiare, no, la storia di questo paese, che per molto tempo è invisibile, perché non l'abbiamo nominata? Quindi quello che viene nominato non esiste. Allora, in questo caso, a parte che c'è, diciamo, no, un aspetto di carattere linguistico e grammaticale, che c'è una correttezza assoluta, quindi chi dice che è, no, una situazione storpiata è una rappresentazione solo culturale. E va sfatato un discorso che, coniugandolo al femminile, vale di meno di una coniugazione al maschile. Ad oggi, no, chiamare la Schlein segretaria nazionale ha un valore simbolico rispetto al percorso del femminismo, al percorso della storia delle donne. E dico anche, lei diceva nella sera della conferenza stampa che alcune signore hanno atteso 90 anni per votare una segretaria nazionale. Quindi quanto di simbolico c'è in quella segretaria nazionale? C'è tutto. Tant'è che, come dire, cioè, la percezione che ormai la Meloni abbia fatto, cioè sia vecchia in qualche modo, no? Io concordo con l'articolo di Concita De Gregorio che in realtà è un'altra generazione. Abbiamo voltato una pagina di un'altra generazione. È più grande, però. Cioè, quello che ci sembrava una novità dentro un percorso istituzionale, che sicuramente simbolicamente lo è stato. Molto. Ma quello quando in realtà, no, si sottolinea che non tutte le leadership femminili sono femministe, perché se in realtà il tuo ruolo di donna che rappresenta le istituzioni, che è il numero uno di qualunque catena, non è d'aiuto alle altre donne, non serve a nulla nella rappresentanza culturale, istituzionale e poi di sostanza di quel ruolo. Io questo lo credo molto. L'hai, cioè, percepito anche sulla tua pelle, sulla tua esperienza? Ma tutte le donne che fanno politica istituzionalmente, però ognuna di noi sente dentro, diciamo, la propria storia anche una grande responsabilità. Leggevo, noi sabato prossimo, nelle prossime settimane, inaugureremo una mostra su Nilde Iotti, nel discorso di insediamento eletta a Monterubiano, che sarà, diciamo, fino al 14 maggio potrà essere visitabile. E nel discorso di Nilde Iotti di insediamento dopo l'elezione a presidente della Camera, lei disse: io sento una grande responsabilità su di me, perché io sono qui grazie al sacrificio di tutte le donne, e lo sono per tutte le donne, per aprire un varco alle donne. Quello è essere, diciamo, dentro a un ruolo istituzionale, che può essere un ruolo istituzionale, un ruolo di militanza, un ruolo di primo numero uno, che può essere d'aiuto a tutte le donne. Chiaro. Cioè, c'è una bellissima frase di Rupi Kaur, la poetessa indiana a cui io sono molto legata, che in realtà dice: io sono qui perché sto sopra la fatica delle altre donne, e mi auguro che sopra di me potranno, no, alzarsi altre donne. Questo dovrebbe essere, no, la sorellanza. E quando cito la mia amica Livia Turco, quando dice: dalla forza delle donne, la forza delle donne per le donne. Bene, allora adesso io ti leggo una cosa che ho trovato sul giornale. E sì, è una teoria, una dichiarazione del Premier Meloni, che ha avuto gli applausi da Arcilesbica. Te la dico. Allora, si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. Maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. A dirlo è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista ad un giornale, per la quale tutto ciò che andrà a discapito delle donne, cioè nel senso quello che abbiamo detto prima, andrà a discapito delle donne, perché dice: oggi per essere donna si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l'essenza, la differenza. A sostegno della Premier si schiera Arcilesbica, da tempo in rotta con il resto del mondo LGBT. Sono d'accordo con la Meloni sul fatto che dare la possibilità ad un uomo di dichiararsi donna, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico e amministrativo, danneggi le donne.
tu sei d'accordo? Ma no, non mi trovo d'accordo, perché penso che poi ognuno deve ricercare la propria, il proprio essere, quindi non c'è cosa, no, peggiore quando si dice di trattare tutti in maniera uguale le persone diverse, perché crei delle diseguaglianze. Quindi io credo che sia compito istituzionale, ma compito della società, di permettere a ciascuno di essere se stesso e di realizzare se stesso. Quindi se dentro a un ambito di trasformazione, no, quando c'è magari una differenza tra il proprio sesso biologico e la propria identità di genere, io penso che ogni persona debba necessariamente perseguire il percorso di essere se stesso. E questa, diciamo, secondo me, questo percorso, questo aspetto deve essere che non va a danneggiare nessuno, perché noi dobbiamo no, favorire la singola individualità che possa essere veramente se stesso, al di là di qualunque sia la propria differenza di identità di genere, di non corrispettivo con il proprio sesso biologico, di transizione. Questo è il rispetto delle persone, è la valorizzazione delle differenze. E quindi dentro a un percorso individuale, come facciamo noi a essere giudici a dire che un percorso individuale penalizza me, te o altri, e a dare meno legittimità a quel percorso istituzionale? Io negli anni dell'esperienza della Commissione Pari Opportunità, quello che mi sono sempre chiesta è che, e poi l'ho detto nel mio, diciamo, discorso di congedo, nel passaggio di consegna a chi mi ha poi è venuto dopo di me, che sui diritti non ci si dovrebbe mai dividere, e ricordarsi sempre che le istituzioni rappresentano tutti, anche posizioni che possono essere diverse, ma essendo istituzione si rappresenta tutti, si rappresenta anche un problema magari di un singolo di poter essere se stesso. E le istituzioni hanno se non il compito di trovare lo strumento, ma almeno di sollevare gli ostacoli che impediscono alle persone di essere se stesse. Quindi negare un diritto altrui per un'interpretazione del genere, ecco, io la trovo proprio, è il contrario di quello per cui io mi sono impegnata istituzionalmente. Senti, a proposito di, appunto, di istituzioni, questa è la tua foto da sindaca, sì. Allora, questa qui con la striscia che prima non avevo visto. E da quanto tempo sei? Dal 2020, no? Da settembre 2020. E perciò 5 anni. Sì, 5 quindi anni. Il settembre 2025, abbiamo ancora è troppo 2 anni e mezzo. È troppo presto per chiederti se magari ti vorrei ricandidare o se ci sono nuovi orizzonti. Guarda, io penso che intanto completiamo questa esperienza cercando, io cerco ogni giorno di mettere l'impegno, io faccio quello che amo, quindi nel senso cerco in qualche modo di essere uno strumento per la crescita della mia comunità. Monte Rubiano è il luogo che amo ed è un borgo che ha notevoli potenzialità, quindi il mio compito è di far emergere queste potenzialità e dimostrarle a contesti molto più ampi, che possono sicuramente magari essere un'opportunità. I piccoli borghi vivono grandi difficoltà, cioè si vive lo spopolamento, si vivono i servizi che mancano, e ecco, il sindaco poi è il parafulmine di tutti questi problemi. Però io su questo non mi sono mai fatta spaventare, quindi io sono tutti i giorni in comune, cerco di dare una mano per quello che può essere, che possono essere i miei strumenti a problematiche che molto spesso sono anche complesse, che necessitano di tempo. E quindi questa è la prima cosa che mi sono data, diciamo, come criterio. Poi costruire, no, è un verbo bellissimo, però richiede tempo e richiede anche, io dico sempre, il silenzio, che in politica è una cosa con, diciamo, un po' strana, no, Cristina? Però io dico il silenzio perché le cose maturano e si fanno nel tempo, poi quando si arrivano i risultati si rendono evidenti, però c'è la necessità, no, di lavorare per poter creare gli strumenti e le opportunità per il mio paese. Molto interessante. Allora, visto che ne abbiamo parlato della Schlein, abbiamo parlato all'inizio, torniamo a parlarne. Facciamo vedere questa foto. Questa l'abbiamo scattata alla Casa del Popolo di Ancona, nell'ultima tappa che lei ha fatto nelle Marche. Era una sera che ha fatto sia Pesaro che Ancona. Quante persone c'erano? Era pieno. E la cosa, diciamo, particolare che mi veniva detta, diciamo, dai compagni del circolo è che c'erano persone mai viste, non organiche al partito,
lì diciamo un po' abbiamo avuto il sentore che diciamo che poi per le primarie ci potesse essere qualche realmente qualche sorpresa in termini di risultati. Potevano essere quelli, diciamo, quelli che hanno fatto in modo che i 5 Stelle crescessero in quel modo? Ma io penso che erano molto, diciamo, incuriositi dalla sua figura, dall'ascoltarla. E la cosa bella di quell'iniziativa, ricordo molti giovani, una presenza, diciamo, importante di persone, ma anche i compagni storici che alla fine del suo discorso, con gli occhi lucidi, erano andati magari a darle una carezza sulla guancia, come si fa con la nipote, perché erano rimasti emozionati dentro a un discorso di ritornare alla nostra identità di sinistra. E quindi erano discorsi che noi non sentivamo da tanto. Da tanto tempo, eh. E questa invece, questa foto qui con la Livia Turco, come la vedi? Lei è la mia maestra. Lei per me, Livia, oltre che essere una grande amica, io sono onorata della sua amicizia, è una grande guida per tutte le donne che fanno politica, insomma, avere una guida come Livia Turco, che è stato un ministro, una donna di grande militanza. Ho letto da poco il suo libro Compagne, che presenteremo qui nelle Marche, e lei parla proprio della sorellanza, del femminismo, come che dentro la parola compagna ci sono volti, ci sono battaglie, c'è il tempo trascorso insieme, ci sono anche gli insuccessi, ma ci sono anche battaglie che poi sono state importanti per la vita delle donne. E quindi per me veramente sono onorata della sua amicizia, ed è una grande guida a cui io faccio sempre riferimento dentro le mie scelte anche politiche. E quando, insomma, eravamo insieme per Alice Line, è stato veramente un percorso molto bello. Ci credo bene. E ce n'è un'altra qui di foto. Beh, queste sono le varie iniziative, poi magari ne parleremo, perché magari a ridosso, oppure certo, ci capiterà. C'è questa foto che mi piace molto, questa foto qui con tuo marito. Questo è uno spaccato personale. Dai, parliamone un po', intanto salutiamolo. Salutiamo Leo. Esatto, Leo. E da quanto tempo siete sposati? È dal 2016, quindi... Un tot, diciamo 7 anni. Non è che ce l'hai. Siamo insieme da 9, quindi insomma, allora molto recentemente, però abbiamo dal 2016. Superato la crisi del settimo anno. Senti, quanto è importante avere un compagno di vita in qualche modo che ci sostiene diciamo le battaglie di una compagna che in qualche maniera fa politica, che fa anche l'amministratrice, che amministra. Sappiamo bene che gli orari della politica, finora pensati dagli uomini, non sempre vanno d'accordo con quelli delle donne. Insomma, come deve essere quest'uomo che fa da così? Beh, indubbiamente molto paziente, perché il tempo sottratto alla vita personale è molto. Quindi indubbiamente, diciamo, è come se una persona non la dividi solo con, la dividi con molto altro, quindi in questo caso con una comunità, ma anche, diciamo, con insomma, il mio impegno politico. Però quando poi sai che, cioè, questa è la mia passione, quindi io non potrei, diciamo, mai essere dentro un contesto domestico, non sarei io, non mi riconoscerebbe nemmeno lui rispetto a questo. E siccome quando, diciamo, uno rientra, però rientri stanco ma felice per la passione che hai potuto diciamo svolgere dentro al proprio contesto, ecco, penso che sia poi un arricchimento per entrambi, cosa che magari io condivido con la sua passione calcistica, quindi un po' su questo, diciamo, ci compensiamo. Però sicuramente, ecco, la politica, insomma, poi diventa anche in un certo senso ingombrante dentro al contesto personale, perché magari non hai tutti i consensi, quindi hai anche, diciamo, delle critiche. E per chi fa politica, io sono abituata, quindi dico sempre, io parto dall'idea che quello che uno fa non sempre può essere, no, condiviso e acquisire un consenso, però ci parti già con l'idea, perché hai, diciamo, un percorso delle spalle larghe per chi fa politica. Per chi non fa politica questo è un po' più complicato. Esatto. Perché esatto, magari la vedi più su un approccio personale, che però invece in realtà io divido sempre le due cose. Bene, ci è piaciuta questa spiegazione. Pazienza ci vuole, questa l'abbiamo capito.
Un'altra cosa, anche per chiudere, che siamo in chiusura, abbiamo chiacchierato abbastanza, però insomma non sarebbe mai troppo. Intanto ti rinnovo l'invito per una prossima. Molto volentieri. Ecco, così capiamo meglio alcune cose. Poi avevo visto questo articolo di un decalogo per le imprese, appunto Smart Working, Asili Nido è la ricetta della Meloni, ed era interessante parlarne, perché comunque sembra che voglia, diciamo, attuare, mettere in pratica, insomma valorizzare le buone pratiche, no? Sembra come se che si stia ricredendo su alcune cose, no? Forse sono speranzosa. No, vabbè, insomma insomma vedremo, anche lei è sotto la lente di ingrandimento come la Schlein. E un'ultima domanda è proprio relativa a quello che dicevi prima e a quel concetto che abbiamo soltanto così lambito, no? Alice Schlein, c'è un nome un po' particolare, chiamiamola Ellie, esatto, per noi è Ellie, tanto è una ragazzina, se vuoi, per me perlomeno 38 anni, esatto, no? Esatto. Ah, dai. E, lei dice: io sono lesbica, sono femminista, sono ambientalista. Abbiamo spiegato bene che comunque l'identità è necessaria per riconoscersi, no? Magari qualche ragazza che ci sta ascoltando, no? Io lo faccio sempre questo, perché mi accusano appunto di essere proprio fuori tempo, fuori moda, fuori boomerissima rispetto ad alcuni argomenti. Ecco, cosa ti senti di dire? Qualcosa legato proprio al concetto di femminista. Perché è importante oggi essere femministe? O è ancora necessario? È ancora necessario, perché in realtà sappiamo bene che comunque la condizione femminile e molto spesso anche i pregiudizi di cui purtroppo ancora le donne sono vittime, sia nei contesti istituzionali, nei contesti lavorativi, perché prima facevi riferimento a, diciamo, ad alcune no, aspetti, in questo caso no, personali, come avviene per la Meloni di definizioni o piuttosto che per un'altra figura femminile. Ecco, queste definizioni per gli uomini non ci sono. Cioè, gli uomini in realtà non è che vengono definiti come sposato con una particolare, diciamo, indicazione, no, rispetto all'orientamento sessuale, piuttosto che ha un'altra caratteristica. Questo è figlio del patriarcato, questo è figlio ancora della nostra cultura, per la quale le donne devono necessariamente essere definite dentro, diciamo, dei cliché che vanno, no, a creare comunque uno stereotipo e un pregiudizio se la donna ha una figura apicale in qualunque contesto. Mentre in realtà questo problema non si pone per gli uomini, che noi ci andiamo a collocare dentro un sistema culturale, sociale e societario pensato al maschile. E quindi abbiamo ancora molto bisogno del femminismo per uscire da questi stereotipi, per dire alle donne che possono scegliere in libertà il proprio percorso di emancipazione, che possono emanciparsi nella loro diversità, nella loro specificità, qualunque sia la scelta lavorativa, familiare, di maternità o non maternità, perché anche quello è un aspetto, no? Ne parlava Chiara Francini a Sanremo, il fatto di non aver scelto, no, sì, ne una parlava alle 2:30 di notte. Lo so, questo è anche un retaggio di dire facciamo partecipare le donne, e poi magari la cosa, un tema come quello e un argomento come quello lo facciamo praticamente, no, ne discutiamo alle 2 di notte. Ecco, io penso che abbiamo molto bisogno del femminismo, molto da fare ancora. E veramente un'ultimissima considerazione: hai mai avuto una nemica donna in competizione con te, forte, e hai mai avuto invece l'appoggio femminista di un uomo? Allora, sì, di contrapposizioni ci possono essere state in figure femminili, e questo è un disvalore, perché gli uomini non si dividono mai. Questo è un grande disvalore per le donne, perché molto spesso la guerra alle donne viene dalle donne. Questo è un grande disvalore. Dalle donne stupide. Dalle donne, purtroppo. Donne stupide. Che in realtà, no, si dividono.
mentre gli uomini non si dividono mai. Fammi spiegare questo concetto, sennò sembra che io voglia insultare. Se io non ho chiaro questo concetto che hai appena espresso e diciamo entro in competizione e faccio il gioco degli uomini che dicono ma tanto loro un gallinaio, stanno sempre a litigare, litigano, e non capire questo vuol dire essere stupidi, fare il gioco del nemico tra virgolette, perché poi tra le altre cose gli uomini, io non li consiglio, anche gli uomini quando si comportano stupidamente o sono stupidi sono dei nemici da combattere, ma in linea di principio, in linea di massima non li considero tali, capito che voglio dire? Certo, però dentro anche a molto spesso negli interventi, e diciamo chiudo se ho preso troppo tempo, gli interventi di Alice Line su questo aspetto. Lei racconta che all'inizio della sua campagna, della sua militanza politica, in una sezione gli hanno chiesto: ma tu di chi figlia sei? Di chi figlia? E lei pensava dei genitori e dice: ho pensato alla mia famiglia. No, Franceschini. Invece, intendevano Franceschini. Invece in realtà non adesso, molto tempo indietro. Cioè in questo in realtà all'inizio della sua esperienza politica volevano dire chi è, diciamo, no, il tuo percorso. Il tuo padre nobile. Il tuo padre nobile. E lei dice sempre: io voglio un partito nel quale alle donne non venga chiesto di chi sei espressione, e lì ti ci ho messo io, perché le donne sono espressione della propria storia istituzionale, politica e di militanza, non di meno degli uomini. Esatto, in qui la Meloni ci insegna parzialmente, perché in realtà, perché dico che nessuna leadership, non è una leadership femminista, no, questo non c'è dubbio, perché sicuramente è la prima donna presidente del Consiglio, espressione di un governo di destra importante, quindi non di centrodestra ma di destra, io lo reputo, ma dall'altra parte lei poi si è inserita dentro al sistema maschile, quindi è una donna che non apre il fronte alle altre donne, si è inserita dentro al sistema verticistico maschile. Ok, anche questa è una bella riflessione da fare con calma, purtroppo il nostro tempo è scaduto, però ecco, è molto interessante dal mio punto di vista cercare di capire alcuni meccanismi, alcune cose con chi da dentro poi si trova tutti i giorni, no? a fare politica, a lavorare, ancora a sognare, perché in realtà poi è bello sognare un mondo migliore e solo la politica in teoria può aiutarci a realizzarlo. Mary Marziali è stata nostra ospite, ti ringrazio molto. Grazie a te Cristina, ti rinnovo l'invito, non so se vorrai tornare. Volentieri, però, ecco, tornerò vuoi, volentieri. Prendete posto, prendi posto dove vuoi e amici all'ascolto, continuate a seguirci. Ciao a tutti.